Ma sicuramente è stata una partita difficile come tutte le partite di playoff, quindi grande rispetto nei confronti del Brescia che è un'ottima squadra e che ci ha affrontato cercando di mantenere la sua identità. Noi abbiamo cercato di fare la nostra parte, volevamo essere noi stessi, volevamo cercare di giocare e cercare di provare di vincere la partita, ci siamo riusciti, è stato sicuramente un grande merito da parte del gruppo, dei ragazzi, di tutti quanti, nella partecipazione che hanno dato, quindi sicuramente volevamo cercare di giocare, darci dimostrazione che possiamo giocarci le nostre carte in questi playoff. Mister, un Cittadella che ha corso di più e meglio del Brescia, che è apparso stanco soprattutto nel momento dell'arrembaggio finale. Il turnover sta ripagando? L'ho detto ieri in conferenza stampa che ho cercato di far giocare sempre tutti, e di mettere in condizione di arrivare a essere tutti a disposizione, soprattutto di avere tutti la possibilità di essere pronti per giocare, perché quando si hanno così tante partite ravvicinate diventa molto importante avere la rosa a disposizione, avere i giocatori che stanno bene fisicamente e mentalmente, quindi sicuramente il turnover ci ha aiutato. Adesso siamo in una fase dove le partite de sono determinanti e determinano il futuro e il cammino di questo percorso verso la Serie A, quindi cerchiamo di prepararci al meglio, di recuperare bene in questi 3 giorni e soprattutto di verificare le condizioni di Beretta, che invece è uscito, credo che abbia qualche un problema muscolare, quindi questa è sicuramente una cosa che ci deve sicuramente preoccupare perché dobbiamo lavorare per cercare di avere tutti i giocatori a disposizione nelle prossime partite. Mister, ora la scalata si fa dura contro il Monza, la grande favorita di inizio stagione. Avete due partite davanti e non più una. Influisce questo su come la preparerete nei prossimi giorni? Una partita molto difficile, importante contro una squadra che è stata costruita per vincere in modo dichiarato come obiettivo, e quindi ha giocatori importanti di qualità e quindi sicuramente sarà un test molto molto impegnativo, però come sempre noi vogliamo mantenere la nostra identità e provare a giocarcela fino in fondo.